Mi trovo qui davanti a questo palazzo meraviglioso che è il Palazzo Lidose, dove c'è la sede del municipio. Mi trovo qua in compagnia del presidente della Proloco, perché l'avete visto già come sindaco, ma dovete sapere che il sindaco Chevini è anche presidente della Proloco di Castel del Rio. E siamo qui all'interno, prima, davanti alla porta della cantinaccia. All'interno troveremo allestita una mostra di quelli che sono i prodotti tipici della zona, quando Castel del Rio fa parte anche della strada, appunto, dei vini e dei sapori, vero sindaco? È così, questo, la cosa che mi piace sottolineare di questa cantinaccia, che è un punto di promozione e vendita dei prodotti tipici locali, è il fatto che qui siamo riusciti a mettere assieme il pubblico, cioè il comune che ha ristrutturato questi locali, il privato sociale, la Proloco, che in virtù di una convenzione con il comune gestisce questo ambiente, ha in carico questo ambiente e lo gestisce, e il privato che sono i 14-15 produttori che portano i loro prodotti all'interno della cantinaccia. Cosa facciamo? Entriamo nella cantinaccia, che dice? Mi sembra giusto. Andiamo. Quindi andiamo a conoscere, diciamo subito, quelli che sono alcuni dei produttori di questi prodotti tipici della zona di Castel del Rio, cominciando dall'azienda agricola biologica Bordona. Salve, ti chiedo anche il nome. Io mi chiamo Alvaro e sono il titolare di questa piccola azienda agricola. Abbiamo iniziato 7 anni fa a produrre questi tipi di formaggi. Prima abbiamo costruito l'allevamento di una razza tipica qui del posto, ha un latte molto votato alla produzione dei formaggi. Abbiamo iniziato a produrre questi formaggi, che sono principalmente... Elencaci quali sono i formaggi, le caratteristiche magari anche. I formaggi principali, poi in azienda facciamo parecchi altri prodotti, però i principali sono questi. Questa è una caciotta dolce fatta con il latte leggermente scaldato. Questo è un altro tipo di formaggio che abbiamo chiamato stagionato Bordona, e che è fatto con lo stesso latte, però lavorato in modo diverso, cagliato da temperature di 37 gradi, che è la temperatura a cui viene munto. Naturalmente i salumi ne fanno, sono i padroni qua della nostra terra, e non poteva mancare la Clai, punto di riferimento. Io sono di Imola, quindi insomma la Clai è assolutamente un punto di riferimento importante. Sì, noi ovviamente la nostra è una cooperativa che lavora in scala nazionale, però siamo di Imola, siamo del territorio, abbiamo i punti vendita anche qui lungo la vallata, per cui l'aderire a questo progetto della cantinaccia per noi vuole dire innanzitutto rimanere legati al territorio, che non è solo uno slogan, ma è un qualcosa di concreto, come concreta appunto questo progetto della cantinaccia con questi suoi muri, e come concreti sono anche i rapporti che si sono instaurati tra i vari produttori che qui vediamo. Bene, siamo a Castel del Rio, naturalmente terra sì di formaggi, di salumi, ma anche terra di marroni, e che dire, abbiamo trovato ragazzi il regno del marrone. Io sono imbarazzato nel presentarlo, nella figura di... Rontimonia. 20 anni fa mio padre ha iniziato con un piccolo appezzamento di terreno che è stato regalato dal suocero, e dopo ha iniziato con la produzione di marroni freschi. E 4 anni fa abbiamo pensato di ampliare la nostra produzione, abbiamo fatto un essiccatoio, che vengono essiccati i marroni con il calore dato dalla legna di castagno. E sono questi, giusto? La castagna secca, diciamo, sì, la classica. I marroni, perché essendo marroni secchi, e la farina di marroni, sì. Che c'è una grande differenza rispetto alla farina di castagno, perché è molto più dolce. Una cosa, una curiosità, questa posso... Sì, è birra di marroni, che è un po' particolare, però per fare un prodotto nuovo... Di marroni. È una birra cruda. Lo assaggiamo, Moni? Sì, molto volentieri. Continuiamo a parlare di prodotti prelibati e non solo, e andiamo a conoscere l'agriturismo Fattoria Didattica Camonti. Buongiorno a tutti. Io sono Giuliano Monti, sono il titolare di questa azienda. Noi facciamo agriturismo già dal 1995, quindi già ormai 14 anni, e nel tempo abbiamo sviluppato, oltre alle attività classiche dell'agriturismo, quindi la ristorazione e l'alloggio, anche una produzione di prodotti nostri aziendali, confetture, marroni spiritosi, insomma tutti prodotti a base di frutta, che utilizziamo, diciamo così, la rete della sala dei vini e dei sapori per fare la distribuzione dei prodotti, e quindi aderiamo anche alla cantinaccia. Grazie, continuiamo nella carrellata, le passo davanti, andiamo a parlare di vini di qualità, ottimi vini, e lo facciamo con Augusto Zuffa.
Allora, la nostra si chiama azienda vitivinicola Zuffa Marino in onore del suo fondatore, il mio bisnonno Marino, e così come si chiama mio padre. Noi nasciamo ad Imola da sempre facciamo vino, e anche se il momento in cui abbiamo veramente cambiato la nostra storia e capito qual era la nostra funzione nel territorio ad Imola è nata quando proprio abbiamo capito che i nostri prodotti, insieme ai prodotti degli altri produttori, degli altri artisti del territorio, sono diventati memoria, testimonianza di storia, cultura, tradizione, fondendosi in un qualcosa che è sinergia fra varie forme di espressione. Così come in una galleria di quadri avete della musica classica, e questo vi completa il panorama acustico come quello visivo, e attraverso i vostri sensi vi emozionate e cogliete il piacere totale di questa immersione in questo mondo, così anche attraverso i nostri vini, insieme ai nostri piatti, alla bellezza dei nostri piatti, dei nostri luoghi, questo meraviglioso luogo che ci dà la possibilità di esprimere al massimo quelle che sono le nostre potenzialità. Grazie al sindaco Cavini, che ha fatto questo luogo meraviglioso, esprimervi al meglio quello che è la grandezza dei nostri prodotti, quello che è l'amicizia che ci lega e la presenza forte, l'amore forte che abbiamo per il nostro terreno. Grazie mille, continuiamo a parlare di vini, andiamo a parlarne con l'azienda Caveccia. Benvenuto. Io sono Padovani, uno dei titolari dell'azienda Caveccia, è una piccola azienda, una piccola realtà qui del territorio, di cui mettiamo l'impegno per cercare di far conoscere i prodotti del territorio che a nostro parere sono abbastanza validi, sono prodotti che si sanno confrontare, e dobbiamo dire che queste iniziative che c'è stato qui nella cantinaccia sono iniziative che noi apprezziamo molto, perché sono realtà che possono far conoscere i nostri prodotti sia nei locali qui, ma anche altra gente che viene a far turismo nella vallata. Bene, grazie Silvia, però concludiamo con colei che gestirà questa cantinaccia, con giovanissima Annalisa Fini. Ciao Annalisa. Bene, spiegami un pochettino quello che allora il turista troverà quando viene qui all'interno della cantinaccia. Allora, le aperture comunque qua restano dal 25 di aprile fino al 25 ottobre, tutte le domeniche. Allora, proponiamo ai nostri turisti l'assaggio di degustazioni di prodotti tipici, appunto possiamo far degustare i vini bianchi, rossi, alle temperature più adatte, e comunque far assaggiare anche i prodotti tipici, così in base alle loro preferenze, in base ai gusti, diamo appunto l'opportunità di scegliere poi se vogliono comprare. Bene, quindi apertura di domenica, apertura nel periodo di sagre, feste che a Castellerio sono veramente tantissime. Ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, e a proposito di sagre, manifestazioni, al presidente, al sindaco, poi mi hanno detto anche elettricista, colui che porta le bande all'estero, il factotum di Castellerio, il presidente Cavini, ricordiamo quelle che sono le sagre e manifestazioni qui a Castellerio, sono tantissime. Sì, faccio riferimento al calendario che diceva Annalisa, il 25 aprile è la festa dei fiori. Ed è qui che iniziano le sagre a Castellerio, certo. Ed è qui che inizia l'apertura della cantinaccia. Poi a seguire quelle più importanti, la sagra del porcino, due fine settimane di agosto, e tutte e quattro le domeniche di ottobre la sagra dei marroni. Siamo giunti al termine. Sono molto triste, il tempo è volato qui a Castellerio. Ma soprattutto la mia presenza, che insomma è presente a fianco a te, insomma capisco che ti trovi bene. No, è vero, un comune straordinario, molto molto bello, ve lo consigliamo, credetemi, venite a Castellerio praticamente. Ne vale sempre la sempre pena, la pena. Sempre sì, aria sì, sì, di festa. Assolutamente. Chiudiamo con questo scenario bellissimo, il famosissimo Ponte Alidosi. Siena d'asino. Grazie, ogni riferimento puramente casuale, sì. Mettiamo i sottotitoli e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Siamo a Poggio Rusco. Ecco, Rusco. È fatto, quindi altra puntatona, provincia di Mantova, Poggio Rusco, vero? Sì. Provincia di... non lo sapevi, come no, lo sapevi? Non mi fai fare, dice l'asino a me, scusa, poi non sai dove è in provincia di Mantova. Puntata straordinaria, quindi vi aspettiamo la prossima settimana. Vi ricordiamo, Silvia, che cosa? Il sito internet www.lamatriosca.it, la nostra web tv, per riguardare tutte le puntate che sono lì in archivio. Io mi emoziono quando lo dici, devo dire che mi emoziono. Comunque, detto questo, vi salutiamo. E un ci vediamo la prossima Barbara. Settimana. Un bacio a Barbara. Salutiamo Barbara, ciao Barbara. Da che oggi ci ha bidonato, tra l'altro.